assumarsi delle decisioni amministrative, e al Presidente forse potrà risultare anche simpatico che nella pagina 3 della sua tesi si legge legum omnes servitus utilitare esse possi. Il candidato, dopo aver frequentato per più di un anno, dico più di un anno perché credo che l'esame l'abbia fatto l'anno successivo e allora qualche volta è tornato anche nell'anno seguente di corso. Il corso di diritto amministrativo ha scelto una tesi che potesse corrispondere non solo alla dogmatica acquisita nell'ambito teorico, ma anche alle sue esperienze concrete perché è parte attiva nello svolgimento della vita. E quindi devo dire, sì, nell'ambito circoscrizionale. E quindi mi chiese se questo tema potesse risultare di interesse. Ritenni che questo fosse, manifestasse qualche interesse o un interesse approfondito, e devo dire che il tema è stato affrontato dal candidato nella sua giusta collocazione di individuazione delle fonti normative, della giurisprudenza che è stata sul punto, degli apporti dottrinari, per gli apporti dottrinari quindi anche concernenti altre situazioni omologhe, per cui mi fa piacere ricordare, sia pure a livello di memoria, in passo al pianto il collega Enrico Dalfino, che si era dedicato, aveva fornito il primo studio originale su altro centro territoriale, direi atomistico, quale le comunità montane, certo erano assolutamente in comune, però nell'ambito di rapporto regione provincia erano viste comunque come una novità assoluta. Ecco, la mente è ritornato a questo, sì, è ritornata a questo, infraprovinciale. E questo è ritornato alla mente a questo contributo del tutto originale di Enrico Dalfino, proprio perché in quel periodo vi furono le due assenze che sono composte di partecipazione amministrativa, poteva trovare la collocazione giusta nella tua mente e scrivere i propri diritti. Allora, rispetto ad una tesi che ho già definito molto per condotta, sia sotto il profilo teorico sia sotto il profilo concreto, è da segnalare che dopo aver ricostruito un assetto giuridico, il candidato si è fermato saggiando, come credo sia particolarmente interessante per un giurista, specialmente per realtà amministrative di questo tipo, del tutto nuovo, saggiando le esperienze dei consigli di quartiere, dei consigli circoscrizionali di Catania negli anni 80-90, di Milano e di Pavia, di Taranto, per giungere poi a individuare il contratto di quartiere come ipotesi formale di individuazione dei vari interessi, e poi fermandosi nel quarto a svolgere analisi della giurisprudenza assai minuziosa, puntuale e direi del tutto originale, perché la giurisprudenza non è particolarmente vasta e viceversa è stata individuata proprio nella casistica e quindi nell'emergere degli interessi. Se la Commissione è d'accordo rispetto ad una tesi la cui valutazione è assolutamente positiva, credo di aver già espresso, è proprio individuando semplicemente i punti d'inizio del 76, del 90, ma fermandoci in particolare sulle emergenze che vengono dalle esperienze alle quali si sono ricordati, che è il decentramento nasce come uno strumento finalizzato all'alleggerimento dell'enorme volume di lavoro che grava sull'amministrazione comunale. Prima ancora di una configurazione giuridica e di una comunicazione giuridica, lo strumento di decentramento nasce come un'esigenza presso nella collettività. Non a caso, prima della comunicazione, prima della legge, abbiamo una serie di forme appunto spontanee di decentramento, nati anche per comunità.
siamo qui a portare alla luce le esigenze della collettività. Il progetto di legge numero 275 del 1976 nascono così un quartiere che rispetto all'attuale situazione avvenuta poi con la 142 del 90, con la 81 del 93, successivamente ancora la recentissima legge del 1910. Varie città italiane, noi abbiamo visto proprio una differenza di evoluzione. Ovviamente l'evoluzione del singolo, del decentramento urbano, dei singoli cittadini presenti di vari fattori, molto interessanti. Sì, però capire il Consiglio Comunale può delegare le proprie materie, e le decisioni che prende poi il delegato hanno gli stessi effetti che avrebbero. I pareri sui pareri, sì,
hanno, non c'è problema, deliberato, diciamo, no, hanno una funzione, sì, hanno, ci sono, in caso sono educativi, in alcuni casi sono educativi, non sono capito. Il problema non si può deliberare, quello deliberato. Lei ha detto, penso atto che ci sono casi. Così, come scrupolo, si dubita sulla legittimità di questa delega e dunque sulla validità da nessuno, insomma, generale, è dato per soltanto. In generale, oggi la cioè non si era squasciato. Ah. Di là la telecamera non c'è nulla, cioè,